Allora, buonasera, siamo qui presso la casa consiliare del comune di Bacoli. Siamo in compagnia del sindaco Giosi della Ragione. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi e sempre grazie per lo spazio che ci date. Allora, sindaco, ormai mancano poche ore alla fine di questo 2015 che ti ha visto protagonista, ma questo poi, insomma, ne parleremo in un'altra occasione. Invece stasera parliamo degli auguri che vuoi dare, insomma, ai tuoi concittadini. Assolutamente sì, un 2015 favoloso che è stato vissuto insieme alla città, in cui la città ha voluto lanciare un segnale di cambiamento. Noi lo stiamo portando avanti e vogliamo festeggiarlo insieme, tutti quanti insieme, per il 31 dicembre a Bacoli, un capodanno da Notte Bianca, dalla Villa Comunale sino a Piazza Marconi, dove ci sarà il palco che già abbiamo montato con musica, artisti del territorio di Bacoli, dei Campi Flegrei, il corso storico che sarà illuminato con tanti negozi aperti, quindi la possibilità di vivere la città. E la cosa più bella è stata quella di ascoltare i cittadini che in queste settimane ci hanno chiesto in più occasioni di realizzare qualcosa a capodanno, quindi ci siamo messi negli orari anche extra lavorativi ad organizzare questa festa, chiamando tutti coloro che ci volevano dare una mano, e l'impegno è massimo da parte sia della parte pubblica che da quella lì privata. Quindi una comunità che vuole tornare a vivere insieme, a brindare in piazza, quindi dalle ore 22 del 31 dicembre dalla Villa Comunale a Piazza Marconi. Poi a Piazza Marconi c'era il momento del conteggio, diciamo il conto alla rovescia, e poi continuerà sino all'1 alle 2 con musica e strada. E quindi veramente la comunità di Bacoli, tutti coloro che amano Bacoli, che scende in strada e vive la città anche gli ultimi secondi dell'anno. Abbiamo ascoltato dei fuochi, insomma, dei rumori di fuochi. Ecco, in questi giorni si è parlato tanto dei fuochi di fine anno. Assolutamente sì, abbiamo deciso di far partire una campagna di sensibilizzazione, di prevenzione, e invitiamo tutti a non utilizzare i botti illegali. I fuochi d'artificio sono una cosa meravigliosa, immagino gli spettacoli pirotecnici che abbiamo vissuto alle feste patronali, tanto per fare un esempio. I botti illegali sono un qualcosa che possono soltanto nuocere a tutti quanti noi, quindi io spero di potermi svegliare il primo di gennaio e non avere brutte notizie dall'ospedale Laschiano, altri ospedali o dalle forze dell'ordine. Quindi invito tutti ad avere cautela, a vivere questa giornata di grandissima festa e di gioia, però che resti di gioia, perché poi ci possono essere disagi che restano per tutta la vita. Quindi festeggiamo insieme, festeggiamo anche in strada, scendete in strada, però no ai botti illegali, ve lo dico veramente con il cuore, perché è inaccettabile che per un secondo, una disattenzione, poi tutta la vita si resti senza un dito, senza una mano, comunque con uno sfregio permanente. Quindi è un invito accorato che faccio da sindaco, ma come se fosse un vostro figlio o un vostro fratello. Seguitelo, perché è l'unica strada per godere di un momento e ricordarlo anche in futuro con gioia. E allora lanciamo questo augurio a tutti i concittadini. Sì, io voglio dare gli auguri di buon anno a tutti i cittadini di Bacoli innanzitutto, ma soprattutto a tutti coloro che vivono, sono nati qui e che non sono più a Bacoli e che stanno vivendo in queste ore, no, i momenti di festa in famiglia, e tra poco torneranno di nuovo presso i propri posti di lavoro. A loro il più grande abbraccio, perché sono anche il vostro sindaco, ritenetemi un punto di riferimento, qualsiasi siano le proposte, le iniziative che ci volete segnalare, fatelo attraverso i social network, Facebook, mandate un video a Paco, smartamodivace.com, fate di tutto, perché io sono anche il vostro sindaco. È un augurio speciale a tutti coloro che amano questa città, coloro che vogliono viverla come turisti. Ai turisti dico, ai cittadini, venite a vivere questa città; ai miei concittadini, a chi come me è residente, dico ancora una volta, meritiamoci questa città, smettiamola di essere turisti di questo territorio, ma viviamola intensamente, quindi godiamo della bellezza, ma difendiamola e trasformiamola insieme in ricchezza. E allora, caro sindaco, in bocca al lupo e tanti auguri per il fine anno. Noi lo ricordiamo, dalle ore 22 inizierà la festa a Bacoli per tutti e continuerà dalla Villa Comunale fino a Piazza Marconi, dove stapperemo lo champagne e brinderemo tutti quanti insieme, e poi la notte è lunga. Esatto, quindi godiamocela tutti quanti insieme con un unico grande grido: vamos, nella piazza che è stata la piazza della liberazione, no? della città, la vivremo insieme. Quindi vamos verso il 2016. Grazie. Grazie a voi.